Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Eccoci di nuovo qui con Nioh, riprendiamo la nostra partita insieme. In questo video vorrei fare le nuove missioni al dojo, disponibili qui al dojo. Ne abbiamo sbloccate un paio, una missione per la via del guerriero novizio e una per la strada del mago. Poi vorrei anche fare un po' di pulizia nel nostro inventario, sistemare un po', l'equipaggiamento. E tra l'altro, per quanto riguarda l'equipaggiamento, mi sono reso conto, che ho equipaggiato per molti video questo abbigliamento dello stratega leggendario che, in realtà, non potevo utilizzare al meglio. Perché sì, mi dava il moltiplicatore difensivo, ma tutti gli effetti di stato si vede che sono in grigio scuro. Per utilizzare al meglio questo equipaggiamento serve un'abilità di 12 e un corpo di 11, quindi l'ho equipaggiato, ma non ho sfruttato al meglio tutte le caratteristiche di quell'accessorio. Quindi adesso cercherò di fare anche un po' più di attenzione agli indumenti, alle parti di armatura, insomma, che vado ad utilizzare. Comunque, ho già preparato questa nuova arma da utilizzare poi per i prossimi video. Faremo un po' di pulizia nell'inventario perché adesso qua vediamo tra gli oggetti, si vede, siamo già belli pieni, 390 oggetti su 500 disponibili. Pensavo di scomporre le armature, scusate, più che altro le armi, magari di livello basso, quelle lì comuni e anche quelle lì gialle, penso che non le utilizzerò molto, e conserverò più che altro le armi rare e quelle lì uniche che ho trovato. E poi controlleremo anche le nuove descrizioni dei mostri che abbiamo sbloccato. Partiamo pure dal dojo. Iniziamo la via del guerriero novizio. In questa missione puoi utilizzare solo determinati oggetti ed equipaggiamento. Riceveremo in ricompensa la ciocca di giovane samurai e la spada di legno. Ecco Marume Nagayoshi. Quindi tu sei Sir Anjin. Non sei niente male, davvero. Chi sono io, chiedi? Marume Nagayoshi, il più grande soldato del mondo. Ho sentito parlare di te da Lord Muneshige. Fai a pezzi i banditi e gli yokai con tecniche che hai imparato da solo, roba notevole. Ti piacerebbe imparare delle mosse degne di questo nome? Considera la tua introduzione al mondo della scuola di spada Taisha. Sei pronto? Siamo pronti. E là. Magari lo saluto. Salve maestro. Vedo che annuisce, quindi è contento. Siamo degli allievi educati. Ciocca di famoso samurai, andiamo ad utilizzarla subito. Le ciocche di capelli possono essere usate per ottenere vari tipi di punti abilità. Ci dà 7 punti abilità samurai. Usiamolo. Usa i punti abilità nell'opzione Apprendi abilità presente nel menu di stato per apprendere un'abilità. Andiamo a vedere che cosa possiamo apprendere. Penso niente che riguardi la magia o altre armi. Sembra tutto bloccato. Andiamo pure su questa abilità. Spada Ki. Emana Ki dalla tua spada per stordire i nemici circostanti. Va bene, apprendiamolo. Questo comando abilità è già assegnato a un'altra abilità. Vuoi sovrascrivere questa abilità? Le assegnazioni possono essere modificate con la funzione personalizzazione abilità. Adesso lo andiamo a controllare. Andiamo pure su personalizzazione. Sì, serve per, diciamo, applicare le abilità che ci interessano, perché a un certo punto
ne apprenderemo molte, tutte magari con la stessa impugnatura, e starà a noi mettere quella che ci serve di più. Qui lasciamo spada chi, vediamo sull'impugnatura intermedia, ecco, possiamo mettere questa nuova abilità, diciamo ombra liquida. Schiva l'attacco dei nemici e ti posiziona alle loro spalle. Ottimo. Mettiamo questa. E per il resto, spada chi sull'impugnatura bassa, c'è solo questa. Questa ombra liquida sembra un'esclusiva abilità dell'impugnatura intermedia. Puoi cambiare le abilità assegnate a vari comandi con l'opzione personalizzazione e va bene. Puoi procedere al tutorial successivo. Adesso la proviamo. Ma credo che ci vada bene così. No, va bene? Ma io volevo usare l'ombra liquida. Proviamola subito. Wow. Adesso invece proviamo l'altra. Vediamo. Una bella esplosione. Là. Missione completata. Grazie, maestro. Grazie per di tutto. Lascerai la missione e tornerai al punto di partenza. E andiamo. Missione completata. Ah, ottimo lavoro. Queste basi dovrebbero tenerti impegnato per un po'. Non c'è bisogno di ringraziarmi. Questa battaglia ha insegnato anche a me qualcosa in più su come combattete voi samurai stranieri. In ogni caso, sei già troppo abile per i miei allievi. La prossima volta mi allenerò io con te. Spero che il pensiero sia allettante per te quanto lo è per me, Ser Anjin. Vediamo i nostri nuovi oggetti, le ricompense, spada di legno e ciocca di giovane samurai. Grazie. Passiamo all'altra missione che si è sbloccata, la via dell'Onmyo novizio. Abbiamo Fuku che ci fa il briefing. Mi onori con la tua presenza, Ser Anji. Nutri dell'interesse verso il potere degli Onmyo? Aggiungerlo alle tue capacità attuali ti renderebbe di certo il più forte scaltro uccisore di demoni. Io stesso non sono altro che uno studente di queste arti, ma se lo desideri posso insegnarti ciò che so. Un mago Onmyo usa il flusso di energia Ki scaturito dall'interazione di luce e ombra per mutare se stesso, gli altri e la natura stessa del nostro mondo. Ti sarà certamente utile. Per favore, comincia. Per l'addestramento magico, diciamo, cambiamo location. Non basta il dojo per scatenare le nostre nuove abilità, serve un'arena particolare. Ciocca di famoso mago, andiamo ad utilizzarla anche in questo caso, ci fa guadagnare 5 punti abilità. Usa i punti abilità nell'opzione Apprendi abilità presente nel menu di stato per apprendere un'abilità. Vediamo un po' le abilità, immagino quelle Omnio. Possiamo apprendere questo talismano proiettile di fuoco. Ti consente di preparare tre talismani proiettile di fuoco. Se usato, permea i tuoi proiettili con la potenza del fuoco.
È un bell'attacco. Prendiamolo. Do un'occhiata se c'è qualcos'altro, ma non penso. Adesso ce lo farà preparare. Per preparare l'abilità Ninjutsu e magia, Omnimo, presso il santuario e poi assegnare loro un tasto di scelta rapida come per gli oggetti. Andiamo a prepararlo. Ecco il talismano proiettile di fuoco preparato e lo metto qui come scelta rapida. Dobbiamo affrontare una statua, proviamo. Ah. Proprio veloce e indolore. Grazie, maestra Fuko. Adesso possiamo anche andarcene. È stata velocissima questa missione di addestramento. Missione completata. Una meravigliosa dimostrazione. Proprio come sospettavo, hai un talento naturale per le nostre tecniche. Ora sta a te coltivarlo. Al momento giusto ci incontreremo nuovamente. Vediamo che cosa ci ha lasciato. Ciocca di giovane mago Onmyo. Questa attrezzatura Suikan del mago. Anche i bracciali e l'attrezzatura, i gambali, diciamo, i pantaloni. Andiamo a controllare, vediamo se ci permette di rimanere un po' più leggeri ma con delle buone difese. Ah, eccolo qua. Beh, non è male, moltiplicatore difensivo più alto, il peso è anche più leggero, potrei anche equipaggiarlo. Quindi invece andiamo a perdere qualcosina, il peso sì, scende ulteriormente, però va bene. Anche qua. Abbiamo una maggiore difesa contro il regno Yokai e qualcosina in più contro la paralisi e il moltiplicatore difensivo un po' più alto. Ah, che bello. Bellissimo. Basta. Va bene. A questo punto, allora, facciamo una bella pulizia nel nostro inventario. Andiamo, dal fabbro. Ciao. Direi di scomporre, pensavo di scomporre più che altro le armi, vorrei scomporre tutte le armi, quelle lì diciamo di livello più basso e gli oggetti comuni, perché non credo proprio che li utilizzerò, e anche quelli gialli, tanto abbiamo un sacco di armi molto migliori. Andiamo a selezionare in automatico tutte le armi, tutti gli oggetti speciali o inferiori. Anzi, vediamo, possiamo anche organizzarli per tipo, per livello forse. Così ci seleziona in automatico tutti gli oggetti diciamo meno rari, quelli comuni e quelli gialli. Vado a scomporre tutto. Va bene. Poi abbiamo fatto una prima pulizia. Per quanto riguarda invece qui le attrezzature, tolgo soltanto quelli comuni. Componiamo anche qua. Se c'è qualcosa, scomponi.
Allora, scomponiamo. Ok, abbiamo già fatto una prima scrematura. Adesso magari vado a eliminare e scomporre un po' di oggetti di livello più basso. Torniamo sulle armi. Anche perché di tutte queste asce non penso che le utilizzerò tutte, ad esempio. Sì, qui gli archi ne ho pochi, la Kusarigama ne ho davvero poche. Andiamo a togliere un po' di asce, tanto vedo che sono di livello abbastanza basso, di sicuro poi ne troveremo anche altre. Andiamo a selezionarle. Livello 4, 10. Lascio giusto questa. Anche le lance. No, questa la teniamo. Passiamo alle katane doppie, anche qui ne ho davvero tante. Questa l'ho usata un pochino, però è di livello basso. Sì, tanto ne ho di livello un pochino più alto. Userò quelle. Va bene così, vediamo le spade. Devo stare attento a non scomporre quelle che sto usando di più. Però questa è di livello 6. 17 la teniamo. Queste le teniamo. Ah, qui ci sono le asce un po' più rare. Magari questa del bandito. No, vabbè, teniamola. Scomponiamo. Diciamo che qua forse potrei anche eliminare un po' di attrezzatura gialla, perché tanto forse questo potrei tenerlo, l'attrezzatura del ninja che ci ha regalato Hattori Hanzo, lo vado a bloccare. Tanto comunque ne abbiamo davvero molti altri abbiamo molte altre possibilità, quindi vado a togliere anche questa attrezzatura un po' più meno rara. Vediamo, speciale inferiore. Controllo solo che non mi vada, ecco, a selezionare questo che voglio tenere. Sì, va più che bene. Scomponiamo. Stessa cosa per l'attrezzatura. Solo vado a bloccare quella del ninja. Questo qua per Shinobi. Anche questa del mago, è gialla, però la voglio tenere. Scomponiamo. Questo è l'attrezzatura del mago, la togliamo, la blocco. E il resto lo teniamo. Scomponiamo. Anche qui, no, questo lo vado a bloccare. Lo blocchiamo e basta. Il resto lo possiamo scomporre.
Anche perché tutto il materiale che stiamo ottenendo poi servirà per migliorare le altre armi, credo. Quindi andiamo a togliere tutto quello che è superfluo, perché sennò davvero poi non ci capisco più niente. Forse basta così. Ok, adesso con gli oggetti abbiamo già fatto un po' di pulizia, sono 179. E con gli oggetti adesso dovremmo essere a posto. Almeno per un po', poi potrei anche lasciarli nella cassetta degli oggetti. Tanto, ecco, poi mi è venuto in mente che tutti gli oggetti che vediamo qua sono quelli ottenuti nella prima missione, quando siamo fuggiti dalla prigione. Vabbè, per adesso li tengo. E, tra l'altro, qui nel deposito, diciamo, abbiamo una capienza anche superiore, possiamo tenere fino a 4.000 oggetti. E per il momento non mi danno fastidio, li lascio. Allora, qui. Grazie, arrivederci. Per il momento basta così, ho fatto un minimo di pulizia, vediamo se possiamo livellare al santuario. No, però dobbiamo arrivare a 15.000 per il prossimo livello. Vediamo se tra gli oggetti ho un po' di pietre, le abbiamo. Qui ci dà 100 amrita, dobbiamo fare 3.000. 3.000, possiamo cominciare ad usare 10 di queste. Adesso ce ne mancano solo 2.000, usiamo questa pietra un po' più importante, ne usiamo 4. E siamo a 15.000. E vediamo cosa possiamo livellare. Allora, vediamo solo un attimo perché non mi ricordo. Volendo utilizzare quell'equipaggiamento lì dello stratega, mi serve corpo 11 e abilità 12. Corpo 11 e abilità 12. Beh, non manca molto sia per l'abilità che per il corpo. Guadagniamo più ritmo ki, punti abilità samurai ce ne dà uno in più. Vabbè, magari sistemo corpo a 11 così è a posto. Poi abilità saliremo di un paio di livelli. Abbiamo sbloccato anche l'altro spirito guardiano, Raiken. Raiken potremmo anche provare ad utilizzarlo per le prossime missioni, così vediamo anche lui come si comporta. E poi controlliamo solo brevemente l'equipaggiamento. Adesso ecco, corpo, la richiesta di punti adesso è diventata bianca, lì sono colorati di bianco quegli 11 punti, mentre invece abilità è rimasto su 12. Allora, prima di concludere il video volevo però leggere anche i nuovi ricordi di Amrita, controllare la galleria, perché negli ultimi video abbiamo sbloccato diversi nuovi mostri, nuove descrizioni sui mostri, l'ambientazione, vediamole un attimo. Personalizzazione delle abilità. Personalizzare un'abilità, alcune delle abilità che apprendi hanno gli stessi comandi, questo l'abbiamo visto, puoi cambiare le abilità segnate a vari comandi con l'opzione personalizzazione abilità nel menu di stato. E basta, il resto lo abbiamo controllato. Vediamo la galleria yokai.
Qualche video fa ho dato un'occhiata ai mostri, ma non ho letto, se non ricordo male, tutte le descrizioni. Adesso le leggiamo velocemente. Partiamo dallo scheletro guerriero. Yokai che assumono la forma di scheletri corazzati. I guerrieri che incontrano la morte senza esservi preparati o che si suicidano, tornano sotto forma di spiriti furenti che vagano sul campo di battaglia e assalgono indiscriminatamente i vivi. Vediamo se c'è una variante, la versione è un po' più aggressiva che ogni tanto abbiamo affrontato. E ci sono questi due. Poi l'abitante, anche lui l'abbiamo affrontato in diverse occasioni. Gli abitanti sono umani trasformati in yokai dal miasma malsano che vortica nelle profondità di una miniera. Erano motivo di disgusto e terrore per i minatori e le leggende sul loro conto sono molto diffuse in qualsiasi luogo con una miniera di lunga data. La loro forma, grottescamente alterata, instilla immediata repulsione in tutti coloro che riescono a sopportarne la vista. Beh sì, non è proprio il massimo, eh. Però purtroppo ha subito un triste destino anche lui. Ecco la testa fluttuante, l'Onibi. Gli Onibi assomigliano a palle di fuoco fluttuanti. Si formano quando il potere elementale di fuoco, acqua, evento, fulmine o terra si salda intorno alla volontà di un'anima morta. Vanno distinti dalle anime note come Itodama, che continuano a bruciare quando del corpo non è rimasto più nulla. Gli Onibi sono yokai, punto e basta. E ci sono tutte le varianti con i vari elementi. Abbiamo incontrato soltanto la prima per il momento. Sì, basta così. Ecco Biwa Boku Boku, il negromante che abbiamo incontrato qualche missione fa. Ecco, qui si vede anche un po' più nel dettaglio che sullo strumento che suona ci sono anche delle mani che lo aiutano a tenere lo strumento. Ah, impressionante. Uno yokai che assume la forma di un monaco che suona un liuto biwa. Il biwa e lo yokai stesso, mentre il monaco è un mero riflesso di Oichi, il suonatore i cui rapporti poco avveduti con i irrequieti spiriti guerrieri Eike gli costarono entrambe le orecchie. Questo yokai usa le sue inquietanti melodie per attrarre gli intrusi nelle profondità di luoghi malvagi. E abbiamo avuto modo di conoscere anche lui. La sentinella, la guardia tipo di pietra che abbiamo incontrato pochi video fa. Le sentinelle sono statue che si muovono grazie al potere di una pietra spirito. Modellate per assumere le sembianze di antichi guerrieri, vengono nascoste nei pressi di tombe, domini sacri e luoghi simili per fare da guardie. Quando percepiscono la presenza di un intruso, attaccano immediatamente. Vediamo se ci sono altre varianti, per ora no. Ecco il Kappa, il piccolino che abbiamo affrontato nelle grotte. I Kappa sono minuscoli yokai dalla pelle verde, con un avvallamento piatto sulla testa e un guscio sulla schiena simile a quello delle tartarughe. Generalmente si aggirano sott'acqua, ma spesso affiorano sulla terraferma. In acqua i Kappa sono più rapidi dei pesci e sono noti per la loro propensione a commettere misfatti come afferrare per le gambe i bambini che giocano nei fiumi e trascinarli sott'acqua, oppure rubare l'anima Shinri Kodama dall'eterga delle persone trasformandole in niente più che gusci apatici. Insomma, un tipetto niente male. Codardi per natura, i Kappa fuggono sott'acqua alla prima avvisaglia di pericolo. Corre voce che siano ghiotti di cetrioli e che se il piatto sulla loro testa si disidrata, siano destinati ad appassire e morire.
Altre leggende dicono che nei loro gusci sia nascosto un tesoro, del quale è possibile impossessarsi uccidendo il Kappa prima che riesca a fuggire. Lo Yoki, uno dei primi demoni che abbiamo affrontato, un umano trasformato in demone dal potere degli Amrita, anche conosciuto come un tipo di Oni. Si tratta di un umanoide cornuto che dimora tra le montagne. Lo Shuten Doji è il più famoso, insieme agli Oni combattuti da Momotaro, il ragazzo pesca. Ogni anno, a febbraio, in Giappone si esegue un rituale chiamato Setsubun, durante il quale i cittadini spargono fagioli per scacciare gli Oni e pregano per la loro salute. Vediamo anche in questo caso c'era una variante, questo doppio spadaccino che però non abbiamo ancora incontrato, mi pare. E quest'altro. Il ciclope, questo piccolino che abbiamo incontrato di recente. I ciclopi sono yokai dall'aspetto di un bambino con un unico grosso occhio al centro della faccia. Per via della loro taglia ridotta non sono di grande intralcio, alcuni sono addirittura amichevoli. Ad ogni modo, chi li giudica yokai fragili, capaci al massimo di provocare un bello spavento, potrebbe avere una brutta sorpresa se vi si avvicina troppo. L'Oni Ciclope, un Oni gigantesco con un solo occhio al centro della faccia. Gli Oni con due occhi erano originariamente umani, o quantomeno nati da orrende passioni umane. Gli Oni Ciclopi, invece, si dice siano il lato selvaggio e bestiale degli dei di montagna e degli spiriti locali personificati. Nurikabe, il mimic che prende la forma di una parete che si va a mettere dove ci sono anche le pareti. Lo yokai, noto come Nurikabe, assume le sembianze di un enorme muro vivente. Si dice che si diverta particolarmente a piazzarsi dove non dovrebbe esserci alcuna parete e tragga piacere dal disagio e dalla confusione dei viaggiatori. Se lasciato in pace non si muove, ma se viene disturbato estende le lunghe braccia per rispondere ferocemente ai colpi. Si muove lentamente, ma l'immensa forza ed energia ne fa un nemico formidabile. Anche con lui abbiamo avuto modo di apprezzare le sue qualità, diciamo così. Il Monacarro, uno yokai a forma di ruota, ma con un'enorme faccia. La prima è abbastanza grande da essere montata su un carro da buoi. La seconda, benché goda di una certa libertà di movimento, non può balzare più lontano di quanto consentito dalla lunghezza dei capelli che la legano alla struttura. Avvolta dalle fiamme e atrocemente accigliata, la faccia assomiglia al visitatore di un altro mondo e infonde terrore nei cuori di chi l'ha vista. Infatti non è proprio un bel vedere, e anche sul retro c'è l'altra parte. L'Onryoki, uno dei primi boss che abbiamo affrontato, un enorme Oni rosso nato da un branco di fantasmi arrabbiati. Metà del suo volto è distorta dalla rabbia, l'altra metà è deformata dal rancore. Sul suo corpo appaiono i volti spietati di innumerevoli fantasmi, le cui urla laceranti fanno scorrere un brivido di terrore lungo la schiena di tutti coloro che si trovano nei dintorni. Ino Enma, la donna vampiro che abbiamo affrontato di recente, ha anche dei bei tacchi, direi. Questo yokai assume le sembianze di una giovane donna. Inganna gli umani per bere il loro sangue. Il nome Ino Enma significa letteralmente sfortuna volante. E si crede che questa creatura provochi ogni genere di problemi e sventure. Si ritiene che sia nata dall'anima arrabbiata di una donna innocente uccisa senza motivo nella foga di una battaglia. Nue, una chimera yokai,
Le sue fauci terrorizzano la preda emettendo un grido angoscioso. Nue è avvolto da un fumo scuro che rende difficile scorgerne le reali fattezze. La sua abilità nell'evocare il tuono gli ha fatto meritare il nome alternativo di Raiju, la bestia tuono. Diamogli un'occhiata un po' meglio. Anche lui l'abbiamo affrontato nella scorsa missione. Un bel tipetto allegro anche lui. E ripartiamo. Vediamo la galleria degli spiriti guardiani. Kato, il nostro primo spirito guardiano, elementale di fuoco. La leggenda vuole che una lupa colpita da una stella cadente durante il primo mese di gravidanza darà alla luce un Kato. Queste bestie si cibano di fuoco e sono ritenute la causa degli incendi forestali innescati da fulmini. Presagi di incendi domestici e altre sventure, i Kato sono venerati come servitori del dio fuoco. Fuzushi. Fuzushi è lo spirito di un toro che protegge i credenti dalla sfortuna. I bovini affiancano da tempo gli uomini, mettendo al servizio dell'agricoltura la loro forza e supportando le nostre vite in vari modi. Per questo motivo, alcune culture vietano il consumo della loro carne e li venerano in segno di ringraziamento. Tocca la sua pancia in segno di rispetto e Fuzushi assorbirà il chi negativo. Il grande Kuroda Nagasama decorò il suo elmo con un toro nella speranza di diventare un feroce guerriero dal cuore gentile come Fuzushi. Mizuki. Questo drago, chiamato Mizuki, si mette al servizio come spirito guardiano di coloro i quali nutrono grandi ambizioni. Nonostante vivano normalmente negli abissi dei fiumi più profondi, si crede che, al momento della morte, essi ascendano al cielo e si trasformino in draghi celesti. Che corrisponda o meno alla verità dei fatti, questa convinzione era così diffusa nel periodo degli stati combattenti che il Mizuki era adorato da molti aspiranti guerrieri. Raiken. Si pronuncia Raiken e si scrive con i caratteri giapponesi che significano tuono e cane. Questi segugi sacri sono venerati come spiriti protettori, tant'è che molte delle statue Komainu che si trovano nei santuari giapponesi hanno le loro sembianze. Gli intrusi abbattuti da fulmini in terra consacrata erano puniti proprio dai Raiken. La leggenda narra che quando Tachibana Dosetsu, padre di Tachibana Jinshio, riuscì a fendere un fulmine, lo spirito che aveva lanciato, vistosi sconfitto, si sia trasformato in un Raiken e da allora sia lo spirito guardiano della famiglia Tachibana. Si dice che ogni Raiken abbia un compagno e il loro vero potere si riveli quando sono in coppia. Surcha. Con le piume di un uccello e la coda di un pesce, Surcha assomiglia molto al Merrow, una creatura simile a una sirena appartenente al folklore irlandese. Capace di prevedere pericoli e percepire la presenza di Amrita, è compagna di William sin da quando egli era solo un bambino. Lui la considera parte della sua famiglia, se non qualcosa di più. Il nome Surcha significa libertà in celtico. Diamo un'occhiata anche all'elenco dei personaggi. La descrizione di William dovremmo averla già letta. Per Hattori Hanzo forse dovrei averla già letta. Okatsu è una ninja al servizio di Hattori Hanzo, addestrata nello stesso ninjutsu Iga di Hanzo, accompagna William nei suoi viaggi. Le Kunoichi, i ninja di sesso femminile, sono guerriere e spie capaci proprio come i loro corrispettivi maschili, ma sono anche abili nel travestirsi da fanciulle innocue per spingere i loro bersagli ad abbassare la guardia o nell'assumere le sembianze di una donna di servizio per raccogliere informazioni. Si dice che la padronanza di Okatsu della Via del Ninja
possa rivaleggiare persino con quella del suo maestro Hanzo, cosa che la rende una persona decisamente affidabile. Kuroda Nagamasa, a volte chiamato anche Kichibei, era un generale del clan Toyotomi. Figlio di Kuroda Kanbei, Nagamasa venne affidato ancora bambino a Hideyoshi come ostaggio. Quando però Kanbei venne catturato dalle forze nemiche, Oda Nobunaga sospettò che fosse reo di tradimento e ordinò che Nagamasa venisse ucciso. Si salvò solo grazie alla prontezza di pensiero e azione di Takenada Hanbei. Una volta cresciuto, Nagamasa si fece una reputazione combattendo accanto a suo padre Ashizu Take, nel nome di Hideyoshi e durante la conquista di Kyushu. In qualità di leader in prima linea, si trova spesso in disaccordo con Ishida Mitsunari, che invece fornisce supporto alla retroguardia. Un motivo in più per serbare rancore nei suoi confronti, essendo anche convinto del fatto che la rimozione di suo padre dal centro del potere sia stata dovuta alle calunnie di Mitsunari. Nagamasa è un uomo buono, che mostra apertamente le sue emozioni e non ha problemi a socializzare con gli estranei. Essendo stato coinvolto nel complotto del clan Mohori, è evidente che possieda parte del genio politico di suo padre, ma in generale preferisce affrontare i suoi nemici faccia a faccia, da guerriero. È spinto da un costante, stringente desiderio di essere all'altezza delle aspettative del padre e conquistare la sua approvazione con grandi gesta. Kuroda Kanbei. Kuroda Kanbei è un generale al servizio del clan Toyotomi. Il suo vero nome è Kiyoaki. Mentre negli ultimi anni di vita ha adottato il nome di Yoshitaka, è il padre di Kuroda Nagamasa ed è stato ufficiale di stato maggiore di Hideyoshi, fornendo assistenza sul campo di battaglia. Dopo l'incidente di Hanoji, quando Hideyoshi era con le spalle al muro, Kanbei riuscì a guidare una massiccia ritirata passata alla storia come la ritirata Chugoku o Kugoku. Questo e altri successi gli fecero guadagnare la reputazione di impareggiabile stratega militare. Ad ogni modo, Hideyoshi diffidava dell'ingegno di Kanbei e lo allontanò gradualmente dal centro del potere fino a Kyushu. In giovinezza, Kanbei era stato catturato e imprigionato dalle forze nemiche e le ferite riportate in tale occasione non sono mai guarite completamente. Cammina aiutandosi con un bastone e le sue condizioni fisiche generali sono in costante declino, ma la sua ambizione a diventare sovrano della nazione intera rimane più lucida che mai e osserva con vivo interesse gli eventi attuali. Kanbei è sensibile ai cambiamenti sociali e politici, nonché ben informato sulle altre nazioni. Non ha mostrato alcun segno di timidezza nell'avere a che fare con William, in un'epoca nella quale gli stranieri erano un avvistamento molto raro in Giappone. Gli ha anche consigliato di adottare il nome Anjin, pilota, dal momento che la pronuncia del suo vero nome avrebbe messo in difficoltà qualsiasi giapponese. Kanbei continua a osservare attentamente William, avvertendo in lui il potere di cambiare il corso della storia del paese. Kanbei prosperò sotto il dominio dei clan Oda e Toyotomi in un'epoca di violenti disordini. Notando che le fiamme della guerra erano destinate a divampare nuovamente, ha tenuto d'occhio i movimenti di Ishida e Tokugawa. Continua a serbare la speranza di poter conquistare lui stesso il Giappone ed è pronto a gettarsi nel vivo dell'azione non appena si presenti la giusta opportunità. Purtroppo non può nascondere il deterioramento delle sue condizioni di salute e gran parte delle sue speranze poggiano ora sulle spalle di suo figlio Nagamasa. Kanbei non fa mai parola del suo amore per il figlio, ma è molto orgoglioso dell'uomo che Nagamasa sta rivelando di essere e sente che il suo vero ruolo è quello di vegliare su di lui.
Tachibana Jinshio è la moglie di Tachibana Muneshige, conosciuto fin dai tempi dell'infanzia e figlio adottivo di Tachibana Dosetsu, del quale si dice che fosse talmente feroce da aver ucciso con la spada un dio del fulmine solo perché un lampo era caduto accanto a lui. Jinshio ha ereditato non solo la leggendaria spada di suo padre Raikiri, Tagliafulmini, ma anche la sua feroce in battaglia, grazie alla quale affronta gli yokai senza mostrare alcun segno di timore. Il legame tra Jinshio e suo marito è sincero e indissolubile e crea una forza militare temuta anche dai feroci guerrieri di Kyushu. Tachibana Muneshige è un generale al servizio del clan Toyotomi, è un leader superbo che gode della fiducia non solo dei suoi consiglieri, ma anche degli abitanti del suo dominio. È nato nella famiglia Takahashi, fedele al clan Otomo, ma è stato poi adottato dal clan Tachibana quando è diventato marito di Jinshio, figlia di Tachibana Dosetsu, all'epoca leader del clan. Da allora ha assunto egli stesso la guida del clan. Dosetsu era noto per il suo valore, che si diceva essere appoggiato dagli dei del fulmine. Ma da questo punto di vista, Muneshige lo eguaglia indubbiamente. L'avanzata verso nord del clan Shimazu l'ha messo in una posizione spinosa, ma quando Hideyoshi è giunto per prendersi l'intera isola di Kyushu, Muneshige è riuscito a ribaltare la situazione. Più tardi, la sua reputazione di guerriero più onorevole e coraggioso dell'Ovest gli ha fruttato un ruolo come consigliere diretto di Hideyoshi. Fuku è una maga onmyo, profonda conoscitrice di filosofia naturale, astronomia e calendario. È diventata esperta della mistica via dell'onmyo. È in grado di manipolare i quattro elementi onmyo di terra, acqua, vento e fuoco, proprio come quelli alchemici, e anche di evocare servitori magici conosciuti come Shikigami, che esaudiscono le sue richieste. Corre voce che possa richiamare i 12 generali celesti dalle loro dimore tra le stelle e addirittura abbattere gli dei pestilenziali che causano disastri naturali, ma la verità dei fatti è avvolta nel mistero. Avvertendo un crescente squilibrio tra le pietre spirito e l'attività degli yokai, Fuku stava conducendo un viaggio d'indagine a Dazaifu. Lì ha incontrato William e, avendo riconosciuto i suoi poteri, l'ha introdotto alla via dell'onmyo. Per quanto educata e discreta nella conversazione, possiede il cuore d'acciaio che ci si aspetta dalla figlia di un samurai. Derrick il boia. Derrick è il boia della Torre di Londra. Egli stesso ha commesso un crimine punibile con la pena di morte, ma è stato graziato a condizione che accettasse il suo attuale incarico. Da allora ha messo fine alla vita di oltre 3.000 persone, tra cui prigionieri politici e dissidenti, nel corso di cruenti spettacoli pubblici nei quali faceva spesso la sua comparsa con un'ascia gigantesca. Uomo brutale per natura, adempiendo ai suoi doveri, è diventato sempre più violento e, nonostante obbedisca fedelmente agli ordini di Kelly e dei suoi soci, ha smesso di parlare. In effetti non mostra alcun segno d'emozione o intelligenza. Oltre a decapitare, si occupa anche delle impiccagioni e ha persino inventato un congegno per sollevare le persone da terra, invece di farle penzolare dall'alto. Il suo nome viene ancora oggi usato per descrivere quel tipo di gruppo. Edward Kelly è un alchimista inglese. Conoscendo a fondo i segreti per trasformare il piombo in oro, usa gli Amrita per tramutare umani in mostri e rianimare cadaveri. Ha uno spirito guardiano chiamato Uroboros ed è in grado di scomparire, assumere le sembianze altrui e impadronirsi degli spiriti guardiani degli altri per i propri fini. Su ordine di John Dee, ha rubato a William Sursha, capace di percepire la presenza di Amrita, ed è partito per il Giappone, una terra colma di Amrita di ottima qualità che giacciono inutilizzati. Crudele e determinato, è disposto a qualsiasi cosa pur di raggiungere i suoi scopi.
gioisce del caos della guerra, traendo un piacere sadico dalle sofferenze degli uomini. Giunto in Giappone poco prima di William, Kelly ha adottato un travestimento e ha iniziato a lavorare dietro le quinte per alimentare le fiamme del conflitto in tutto l'arcipelago. Vede Sursha come un mero strumento e si sposta nel paese sfruttando la sua abilità di percepire e trovare Amrita. Senji Tome, la nipote del fabbro, abbiamo già letto la sua descrizione. E qui c'è il nostro nuovo maestro, Marume Nagayoshi. Era uno stratega militare di base a Kyushu. Altri nomi con i quali era conosciuto includono Marume Kurando e Tessai. Apprese l'abilità con la spada da Kamitsumi Nobutsuna, maestro dello stile Shinkage. Ed allievo era così apprezzato da Nobutsuna che partecipò alla dimostrazione del suo maestro davanti allo shogun Ashikaga, Yoshiteru. Divenne in seguito un guerriero errante, fondò la sua scuola di spada Taisha e riscoprì il ruolo di consigliere per il clan Sagara e altri. E dovremmo esserci aggiornati su tutte le descrizioni. Vediamo la storia di Nio, dovremmo averla già letta tutta. Ci sono gli ultimi aggiornamenti, vado solo su quelli. Un conciliabolo con Lady Jinshio. Ad accogliere William nel clan Tachibana c'è una donna di nome Jinshio, la moglie del capoclan Muneshige. Riferisce che suo marito è partito per uccidere un certo Oni, ma non ha fatto ancora ritorno. Per scoprire più dettagli, William parla con Okatsu, che si è introdotta nel palazzo travestita da domestica. Nascondersi in Bella Vista. Sotto il suolo di Dazaifu giacciono enormi rovine. Nel profondo delle macerie, William si trova qualcuno che crede sia Muneshige, ma che si rivela essere un travestimento di Kelly. E poi di nuovo insieme. Al termine di un acceso combattimento, William sconfigge Kelly, liberando così lo spirito guardiano di Muneshige. Kelly estrae un grosso quantitativo di Amrita dalle rovine e si dà alla fuga, portando ancora una volta con sé Sursha. Riconoscente per aver ritrovato suo marito, Jinshio condivide con William lo spirito guardiano conosciuto come Raiken e gli dona la famosa spada Raikiri. Così dovremmo esserci aggiornati. Controllo anche la lista dei titoli, non ho più niente da sbloccare. Man mano che completeremo, diciamo, queste richieste particolari o comunque azioni particolari, sbloccheremo dei nuovi punti, se non ho capito male. Ad esempio qui Spadaccino Esperto siamo al 68%, però per sbloccare altri punti dovremo sconfiggere 150 umani con la spada e così via. Se non sbaglio poi ci sono anche i boss che danno dei punti in più se li si sconfigge senza subire danni e via dicendo, con anche altre armi se le si utilizzano per sconfiggere nemici e tante altre cose. Qui ci sono tutte le statistiche fino adesso. Insomma, per gli appassionati delle statistiche ce ne sono un sacco qui di dati da leggere. E va bene, allora diamo un'occhiata solo un'ultima volta al nostro equipaggiamento. Adesso abbiamo equipaggiato la spada che abbiamo ottenuto nell'ultima missione, la Raikiri. Poi più avanti credo che proverò anche a forgiare qualche arma, riforgiarle e fare l'affinità d'anima. Però visto che siamo qui, vedo che c'è qualcosa di nuovo su Forgia. Hai ceduto test antico? Ah sì, questo l'abbiamo trovato alla fine della missione. Dovrebbe essere dovrebbe essere un testo necessario al fabbro per creare l'armatura, diciamo, qui dalla forgia.
Vediamo. Controllo solo sulle armature, perché ecco, gli abbiamo dato il testo per creare l'abbigliamento dello stratega leggendario che abbiamo ottenuto. E infatti sto controllando anche tra le caratteristiche, le cose che crea lei, gli oggetti che crea lei hanno bisogno di meno abilità, meno punti abilità per essere indossate. Qui ad esempio il corpo richiesto è di 5 punti e l'abilità di 6. Però rispetto alla versione, diciamo, originale ha anche delle caratteristiche inferiori, mi pare, rispetto alle a degli effetti di stato diversi rispetto al cappello originale, tra virgolette. Anche qui possiamo creare altre cose, altre attrezzature. E anche il toro scatenato che io invece ho ottenuto perché ho rifatto velocemente anche la missione secondaria. Va bene, grazie, arrivederci. Però diamo un'occhiata a compre vendi. Questi sono i reperti speciali che si dovrebbero sbloccare ogni tanto, se non ho capito male, si sbloccano dopo le missioni e cambiano periodicamente. Però vabbè, per il momento lasciamo tutto così. Tra i dialoghi ci sono cose nuove? Mi sembra di no. Ops. Ho una domanda sulla tua terra natia. Le vostre spade sono molto diverse da quelle giapponesi? Ah. Vediamo un po'. Qua non ho mai affrontato questi dialoghi con lei. Non particolarmente, sono completamente diverse. Ma non particolarmente. No, suppongo che non lo siano. Dopotutto, una spada è solo uno strumento da battaglia. Almeno questo è quello che diceva mio nonno. Vabbè, lasciamo stare perché non voglio andarmi a incasinare con i dialoghi. Va bene, ragazzi, allora io mi fermo qui con questo video. Abbiamo fatto un po' di pulizia messa a punto, diciamo, nell'inventario. Ne ho approfittato anche per completare le missioni al dojo, le nuove missioni che mancavano, e ho letto anche tutte le descrizioni, così ci siamo messi anche in pari. Io vi ringrazio per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo con il prossimo sul canale di Safutobu. Ciao a tutti!